Namaste, io sono Ace the Brave, benvenuti ad un nuovo Let's Play che comincia con oggi. Giochiamo a Blasphemous. Dopo tantissimo tempo ho deciso di recuperare perché sta per uscire Blasphemous 2. Il gioco l'abbiamo già finito nella sua modalità normale, ma prima dei DLC. Adesso siamo al DLC 3, la versione 4.0. Ha aggiunto diverse cose, quindi andiamo a vedercelo. In realtà è la seconda volta che inizio il Let's Play, ma i primi due episodi sono andati bene e poi mi ha perso il salvataggio. Adesso mi sono curato che il salvataggio ci stia, perché purtroppo io ho una versione molto early di questo gioco e ne subisco le conseguenze. Comunque andiamo un attimo a vedere sugli extra. Qua gli obiettivi sono tutti quanti a zero. L'aspetto in questo momento abbiamo tutte le skin, eccole qua, che non ci avevamo l'altra volta. Ci metteremo quella della vera colpa, però prima voglio mostrare quello che avevo fatto anche nella versione di prova, cioè up up down down left right left right. Non funziona. Abbiamo già fatto? Forse sì. Intanto vediamo un attimo di mostrarvelo da qua. Seleziona aspetto, figlio del miracolo, vero apostata, guardiano dell'ossario e l'omosione del bio, fede incrollabile, cuore sanguinante, vera colpa. Sì, dovrebbe esserci un'altra skin, ma a quanto pare non funziona. Up, up, down, down, left, right, left, right. Oh, adesso ha funzionato e abbiamo storia antica come nuova cosa. Una cosa che posso mostrarvi era il settore dello sfondo, perché questo è il gioco base. Poi è uscito lo spuntare dell'alba, che vede questi quattro boss che vedete qua sullo sfondo, li andremo ad affrontare. La Discordia rovina, che aggiunge quelle che sono le boss rush con il nostro Escribas qua, il Papa. E Ferita del Vespro, che è l'ultimo DLC, che contiene il finale canonico. Quindi andremo a fare questo DLC qua soprattutto per vedere come iniziare Blasphemous 2. Bando alle ciance, qui ci sono dei salvataggi che non sono i miei, semplicemente perché i miei sono stati cancellati, come vi ho detto, e quindi ho recuperato uno da speedrun.com e dovremo ascendere a uno di questi. Andiamo con il primo. Eleva la tua partita salvata nella modalità vero calvario, ricomincerà il tuo viaggio, aumenterà il tuo equipaggiamento e potenziamenti che hai sbloccato lungo il cammino. In questa modalità è molto più pericoloso, l'accesso all'altare della penitenza è sbloccato, custodia nasconde segreti che saranno rivelati solo a chi percorrerà questo cammino. L'ascesa permanente, possiamo farlo oppure possiamo anche decidere di iniziare un nuovo salvataggio completo solo per mostrarvi i DLC. Ci penso un attimo. No, dai, facciamo l'ascesa, dai, facciamo i fighi, ma vedrete una cosa un po' più avanti. Intanto ho messo anche intanto abbiamo la campana pietrificata, che è il nuovo oggetto che è qua. Quindi parte, diciamo, del DLC l'ho iniziato, ma non ho ancora visto la fine, quindi vedremo più avanti. Non è il solo a sorgere, ma i nostri peccati. Se volete vedervi anche le varie cose di storia, vi consiglio di andare indietro, ma faccio un piccolo riassunto. C'è la voce in spagnolo, che vabbè, in questo caso non ci interessa, ma saltiamo pure i filmati perché voglio andare un po' più veloce, giusto per qualche momento. Questo qui è il ritorto, cioè la figura che corrisponde un po' a Gesù in questa religione, che dà appunto il simbolo di otto che vediamo dappertutto, e noi siamo il penitente silente che si risveglia dalla morte, perché effettivamente è morto, è stato resuscitato dal miracolo, che sarebbe il dio di questo posto. Vedete che sono morti tutti quanti, tranne noi, anzi noi siamo morti, ma a quanto pare riusciamo ad alzarci, siamo stati resuscitati con la missione di uccidere il Papa, fondamentalmente, di raggiungere la chiesa e andarcene di là, nella confraternita del Lamento Silente. Quindi usiamo pure la nostra LB per curarci, ci diamo una bella sbrangata in faccia e possiamo curarci in questa maniera qui. Vediamo un attimo allora il menu, che effettivamente ci dà la possibilità di guardare un bel po' di roba. Intanto questa ce la mettiamo, l'occhio calcificato delle riduzioni per capire l'energia dei nemici, mi piace sempre tenerlo. Poi abbiamo tutte quante le cose sbloccate, poi vedete che ce ne sono altre che non abbiamo mai preso, semplicemente perché sono parte del DLC. E quindi fico fico fico, protegge il portatore dagli attacchi diretti, ci mettiamo qualcosa per la difesa? Dai, questo per la difesa, non possiamo mettere altri grani, abbiamo solo due grani. Le reliquie a disposizione, c'è questa del sangue per potrebbe essere utile, c'è questa qui in fondo che è quella che ci dà i vari suoni, insomma, per le cose nascoste, e questo per le paludi che sono all'inizio. Gli oggetti delle missioni, abbiamo questa campanola pietrificata che è molto particolare, se volete mettere in pausa vi leggete tutto quanto. E poi abbiamo il cuore del mea culpa, vedete che là è già apparso uno di quelle cose. Questa è la nostra mappa, che credo sia migliorata rispetto alla versione precedente. Le preghiere, ci mettiamo
Ci mettiamo questa. Le abilità ce le abbiamo già tutte e i collezionabili per adesso non ce li abbiamo. Quindi pronti ad andare e andiamo avanti per la nostra strada. Dicevo, il penitente silente si risveglia silenzioso con questa spada che è stata creata nell'introduzione, che è la Mea Culpo, che contiene fondamentalmente la colpa di custodia, di parte di custodia, questo mondo creato così. Qua interessante che possiamo già andare e prenderci una scorciatoia perché abbiamo la cosa del sangue, facciamo giusto un po' veloci perché qui sopra c'è. Non mi ricordo cosa c'era esattamente. Qua dobbiamo stare attenti. Ok, là si può cadere giù anche da quella parte. Possiamo prendere questi che sono gli altari di salvataggio. E tra l'altro possiamo interagirci anche per andare nell'inventario e mettere uno dei cuori. Direi che andiamo con questo che è il cuore che ci fa correre un pochino. Quindi possiamo sveltire un po' il tutto. Sembra una speedrun, ma non è. No, non voglio che sia una speedrun, anzi. Voglio che abbiate un po' l'esperienza. Dovevo saltare un attimino più in alto. Ok, ce l'ho fatta. Posso anche fa saltare avendo il boost. Non è niente male. E qua ci porta ad apprendere questo oggetto qua, che è la tirana del bastione celeste. Una nuova magia. Danneggia nemici, quindi una barriera intorno a noi. Possiamo tornare indietro a questo punto e proseguire per la nostra strada. Come dicevo, non mi concentrerò tanto su quello che abbiamo già visto nel Let's Play. Questo consideratelo un New Game Plus a tutti gli effetti. Però appunto voglio cercare solo di mostrarvi il contenuto più nuovo possibile. Per quello andrò molto veloce con questa situazione qua. Abbiamo il fervore là sopra, abbiamo il nostro faccione del penitente, insomma, direi che siamo abbastanza tranquilli come inizio e vediamo pure di velocizzare. Taglierò anche parecchie cose in modo che abbiate. Questa era una delle altre cose che possiamo fare. E qua c'era questa, che è una cosa interessante. Qui andiamo avanti, veniamo bloccati. Questa è un'aggiunta che appunto c'è con il New Game Plus. Possiamo interagire con la penitenza. Queste tre penitenze io ho provato a giocare con questa, che è molto tosta, devo dire. Proveremo ad andare senza penitenza a sto giro. Penitenza della fede incrollabile vuol dire che usate più magie fondamentalmente. Questo è continuamente nemici. Questo è se vi toccano morite sostanzialmente. È molto tosta. E andremo senza. Decisione irrevocabile. Puoi annullare un voto una volta che lo avrai fatto. Puoi annullare un voto. Scegli comunque di non selezionare con penitenza se. Che secondo me è un po' troppo difficile, sinceramente. Non voglio perdere troppo tempo, altrimenti rischio di non finire il contenuto prima dell'uscita di Blasphemous. E quindi ho un pochino di fretta. Andiamo contro il nostro primo boss, che a quanto pare è quella che ha ucciso tutti quanti i nostri confratelli. Aspettiamo, c'è solo un tipo d'attacco, quindi dovrebbe essere abbastanza facile. Facciamo. No, non possiamo usare il fervore perché non possiamo curarlo in questo momento. Quindi niente, dobbiamo solo avere un po' di pazienza. Aspettiamo un attimo che salti qua davanti. Mo' muore. Ah, mi ha colpito una volta. Avete visto quanto danno mi ha fatto? Sono praticamente morto con questa cosa. Comunque ce l'abbiamo fatta. Abbiamo la nostra Requiem Aeternam e abbiamo sconfitto appunto il primo boss. Cosa interessante che vedete adesso, anche adesso che so la storia per bene, è che il penitente in questa maniera è come se stesse facendo una specie di battesimo. Vedete che c'è del sangue che è molto fluido. Sangue e acqua sono quelli che sono usciti da Gesù quando è stato pugnalato con la lancia quando era sulla croce, quindi diciamo che i richiami alla religione cristiana ce ne sono parecchi e continuerò a farveli quella almeno delle cose che non vi ho detto durante il let's play effettivo. Andiamo a curarci per bene che ne abbiamo bisogno e andiamo pure avanti per il nostro cammino. Allora, qui abbiamo bisogno della chiave della camera del fratello maggiore. Non c'è niente di interessante dentro perché in realtà gli oggetti ce li abbiamo quasi tutti. Qui abbiamo Deogracias. Deo gracias, bellissimo.
testigo, il testimone che mi racconta appunto che per arrivare alla culla dell'afflizione, che sarebbe la culla dell'afflizione è il trono dove sta il Papa, e quindi per farlo abbiamo bisogno delle tre umiliazioni. Ci dà la spina, oggetto importantissimo per ottenere il finale del gioco, quindi ce lo porteremo dietro e vedrò di farle off camera quelle cose che abbiamo già fatto, insomma. Andiamo pure avanti per la nostra strada. Abbiamo un po' di combattimenti qua abbastanza facili. Qua la campana suona, quindi vuol dire che pam, suona dolorosamente. La campanula pietrificata, abbiamo due oggetti che fanno la stessa cosa. Una è questa, che è la campana che tiene stretta e fa rumore, insomma, quando siamo vicini alle cose, mentre questa campanula fa rumore solamente in questa zona, dove c'è qualcosina di nuovo. Andiamo a vedere che cosa c'è di bello. Siamo a Petrosa, dove c'è qualcuno che, se vogliamo, possiamo sentirlo parlare. Abbiamo dell'argento vivo, che è un'altra cosa, un altro oggetto nuovo di questo gioco. E lì possiamo mettere la campanella pietrificata e accedere alla chiesa di Petrosa, questa cripta molto particolare. E quindi, entrando dentro, vediamo cosa c'è di bello. C'è un personaggio nuovo, che come vedete è ricurvo e in mano, sulle braccia c'ha qualcosa che lo tiene stretto. La luz. Questo è Hibrael. Parla dell'antico miracolo e della saeta, quindi questa canzone che vuole suonare, ed è parte del DLC dell'alba, appunto. Quindi lo incontriamo, abbiamo fatto partire il contenuto del primo dei DLC, mentre il secondo DLC non ha contenuto a livello di gioco qua, ma il terzo contenuto lo vedremo più avanti. Vedete che ci sono le campanule, quindi se le troviamo sappiamo che siamo vicini a Hibrael e dovremo interagirci per sbloccare questi quattro boss molto tosti che fanno parte, insomma, della cosa. Qua è interessante che colui che sostiene anni di oblio sia tornato, e quindi c'è questa cosa particolare che Deo Gracias parla di questo evento che è appena successo, cosa che non c'era prima ovviamente. Qui possiamo saltare adesso che abbiamo l'oggetto apposito. Qua lacrime di retenzione, ecco, questa redenzione, le troviamo perché sarebbero oggetti normali, solo che visto che ce le abbiamo già ci viene data le lacrime in più, ecco, a riguardo. E credo anche questo sia la stessa cosa, a meno che non sia un collezionabile, ad esempio. Vediamo di andare avanti. Questo lo distruggiamo così. Già mancato tantissimo una parata. Ma noi andiamo avanti curandoci un tantinello. Qua c'è questa campana che suona. Quindi vediamo che cosa c'è qua sotto. Una clavicola. Ok, quindi cominciamo con la parte che riguarda i collezionabili che ci sono in giro. Qui vedete, se non avevo quegli oggetti non potevo fare niente. Il nodo del cordino è molto importante. Devo ricordarmi anche come si fa a metterlo sul rosario, perché ne abbiamo bisogno, visto che abbiamo solo due cose. Un filo, abito dall'area dei monaci. Qua c'è tutta la storia di Engracia. Qua possiamo saltare un po' più in avanti. Un altro dei collezionabili sono questi. Qua potrei fermarmi a combattere, ma abbiamo fretta! No, neanche troppa, però volevo, insomma, farvi saltare il contenuto che avete già visto. Questa voce è quella del Papa di Escribas. Che appunto dice, la capiremo dopo questa voce rispetto ad adesso. Qui qua non possiamo ancora andare dentro, ma più avanti ci andremo perché c'era una cosa speciale. Qua c'è Tirso, se ve lo ricordate, che è il baciatore di piaghe, il capo di baciatore di piaghe, che appunto sono queste cose interessanti qui. Qui abbiamo un altro segreto, come sentite dalla campanula, ed è sotto, se non mi ricordo male. Lacrime di redenzione, perfetto. E vediamo pure di andare qua sotto.
Il segreto è qua in fondo, giusto? Ok, mi ricordavo giusto. E qui abbiamo questa che serve per sbloccare cose, ma in realtà non ci serve. Qui c'è una via che apriremo dall'altro lato. E qui cosa c'è di bello? Andiamo a prenderci questo. È un altro calcagno in questo caso. Qua siamo alla cisterna sconsacrata. E qui dentro credo sia l'ossario dove possiamo consegnare le... Sì, esatto. Quindi possiamo parlare con lui. Abbiamo due oggetti, li abbiamo consegnati. Ok, quindi abbiamo questa prima cosa. Qua dentro non ci possiamo ancora andare, quindi andiamo pure via. E andiamo ad affrontare la prima umiliazione a questo punto. Andiamo avanti, così riusciamo a mettere tutto nel primo episodio. Il mio intento era quello di arrivare a combattere il primo boss dei tre. Ah, là sopra possiamo andare magari a recuperare una cosa al volo. Non credo. No, forse ce la faccio correndo. Questa non possiamo tirarla ancora perché è la. Ok. Perché è come si chiama? L'ascensore che arriva da sopra. Questo non è ancora aperto, mi sa. Dentro c'era la banca, se non mi ricordo, qualcosa del genere. Un'altra falange, lasciamola qua per adesso, la torneremo dopo. E qua possiamo andarcene oltre. Allora, un altro segreto anche qua, ma. E lasciamolo perdere per adesso. In caso li trovo off camera queste cose. Arrivati qua dentro. Salta questo, salta questo. Attenzione, orca. E qui c'è questo che è un segreto palese. Ok, e qua possiamo andare, se non mi ricordo male, verso il basso c'è un. Ah, là non ci arrivo, ok. Volevo vedere un attimo dov'è che sono le zone. Ah, qua siamo qua sotto, ok. Lo siamo eliminati direttamente così. Altre lacrime per noi. E questo è il segreto? Non credo. E qua da qualche parte però non mi sovviene. Quindi andiamo pure avanti. Abbiamo esplorato un po' di mappa già adesso. Andando tutto dritto. Saltiamoci questo e andiamo allora a cercarci il boss. Ok, dovrebbe essere dritto da questa parte. Prendiamo questa e prendiamo anche il tizio che sta di qua. Ok, ci arriviamo girando. Proviamoci. E via. Ok, seconda zona. Dovrei andare subito verso l'alto, mi sa. Vabbè, poi andiamo dritti di qua, che se non mi ricordo male è già giusta. Anche qua c'è un segreto da qualche parte. Ma noi voliamo. Ok, siamo al ponte del Calvario. Dove c'è Deogracias di nuovo, se non sbaglio.
dirci guarda che devi andare di qua, di là. Esatto. Esatto, il bronzo eccetera eccetera. Qua c'è la porta che non è aperta e lì dietro la famosa chiesa. Quindi noi torniamo pure indietro. E andiamo a recuperare il primo boss. Forse è meglio che vada giù prima, eh. Ah sì, facciamolo. E si può. Attenzione però che mi uccidono con le... Mi uccidono con le pietre. L'ho parato. Adesso no. E mi ha ucciso. Quindi vabbè, saltiamo il pezzettino da qua fino a dove ho fatto il combattimento adesso. Ok, siamo già qua. Perfetto, possiamo andare avanti e tornare indietro da questa parte. Allora, adesso, se non mi ricordo male, cioè, beh, ci sono tante zone diverse. Proviamo ad andare di qua prima. Ah, qua c'è il ponte, ok. Mi porta qui. E c'è il signor Esdras qua. Questa cosa qua non dobbiamo ancora affrontarlo. È una cosa molto importante. Però lui ci sta inseguendo perché deve fermarci in qualche maniera. Qui siamo ai sogni di misericordia, che se non sbaglio è il primo. Sì, ok. Qua possiamo distruggere questa e qua c'è la parte del finale B. Non accade nulla adesso perché non abbiamo ancora l'oggetto che ci permette di fare questa cosa. Ma sappiamo che è qua, insomma. Qui c'è la via per andare avanti, sì, dobbiamo andare là dentro. Qui c'è un punto di salvataggio. C'è niente qua? No, perfetto. Ok. Quindi detto questo, lì sotto non ci possiamo ancora arrivare, quindi andiamo di qua. Forse sì. Se avessi la preghiera... Questa qua? Ah, giusto, non ho abbastanza... Ok, andiamocene pure avanti. C'è un segreto da qualche parte. Vabbè, non importa, andiamo avanti. Ah, qua c'è la via del ritorno di poc'anzi. C'è un'altra via del ritorno. C'è anche un altro segreto che però sarà più in basso, sì. Ah, però avendo adesso un po' di redenzione in più, vediamo se funziona. No, ok. Pensavo di sì, magari di fregare il sistema. Ah, attenzione. Au. Vabbè, ci vediamo qua tra poco. Ok, siamo qua.
E siamo già arrivati qua, perfetto. Di qua c'era... Ah, di qua c'è un oggetto che però... Prendiamo l'oggetto, ma poi per uscire dobbiamo combattere. Ok, per fortuna non è super difficile. Attenzione a questi. Possiamo fare anche questo colpo, che è un po' che non lo facevamo. Un altro bambino. E possiamo prenderci questo. Ok, proseguendo di qua, abbiamo di nuovo il nostro, la nostra scorciatoia. Qui c'è una candela che però non possiamo usare, a quanto pare. Non mi ricordo neanche cosa facevano quelle candele, sinceramente. Au. Au. Curiamoci per bene. Ok, adesso abbiamo uno spazio qua a sinistra. Ok, c'è già Candelaria qua. Era la tizia che in questo caso ci vede la chiave. Costa pochissimo. Possiamo parlare con lei direttamente, ma non vende gli altri oggetti perché non ci servono. Ok. E quindi da qua là, di là non possiamo andare, però di qua sì. Ok, questa zona qua me la ricordo di esserci passato un sacco di tempo. Ce l'ho con calma. Ok, fin qua. Ci arriviamo. Anche questo era un attacco interessante. Un segreto anche qua da qualche parte. Voilà. Lo attacchiamo da qua. E probabilmente lì sotto c'è qualcosa di utile. Qui no. No. Dov'è qua? È molto vicino però. Ho usato un'altra magia ancora, quella del sangue. Ok, andiamo oltre di qua a questo punto. E qua sotto? Ah, ecco dov'era. Ok, qui è un'altra zona ancora. Vediamo cosa c'è qua. Questi rimangono immortali a un po'. Attenzione. No. Andiamo direttamente così. Ah, qua c'è un altro cancello. Ok.
un'altra, sì. Au. Au. Vabbè, c'è un oggetto lì in fondo, adesso lo prendiamo. Ok, dovremmo essere fuori pericolo. Si apre questo per noi. Contiene una boccetta vuota che andremo a riempire, spero presto, perché sono utilissime. E possiamo ritornare allora sui nostri passi andando qua a destra. In giù. Ok, qua se vi ricordate c'era Viridiana, si chiama. Dissentiamo dall'aiuto, perché almeno quello lo possiamo fare, spero, da soli. Andiamo a salvare e affrontare il primo boss. Dovrebbe essere dietro questa porta. Che era Tempiedad. Interessante, quando lo sconfiggeremo vi mostro, vi dico una cosa in più relativa alla lore di questo personaggio. E cerchiamo anche di ricordarci i vari attacchi che può fare. Ok, ne fa due. E poi, ah, questo qua è quello che fa a fianco. E poi sputa questi. Devo vedere bene quando fa questo attacco, che è un po' più facile da evitare. Au. Messo, così posso curarmi. Ah, mi è venuto sotto. Vabbè, ci vediamo tra poco quando facciamo direttamente il combattimento della vittoria. Ok, ce l'abbiamo fatta. Al quarto tentativo, se non sbaglio. Terzo o quarto tentativo. Requiem Aeternam. Allora, quello che vi dicevo, Tempiedad vuol dire tenete pietà. In italiano abbi pietà, abbiate pietà. Sostanzialmente è un personaggio molto interessante, perché forse l'abbiamo visto nell'introduzione del gioco. È qualcuno che è stato trasformato in questo mostro dalla colpa che ha avuto. E qua vedete che abbiamo il primo volto che giace qui, e andiamo adesso appunto in quello che è l'altro mondo, dovrebbe essere il sogno, questo qui, il corrispondente del paradiso, se vogliamo chiamarlo così, a parlare con
il primo volto dorato che ci dà la prima colpa vera e propria che va a incastonarsi sulla nostra spada. Nome del supplizio, i tre dolori dell'anima contrita. E il primo è l'attrizione. L'attrizione è un termine proprio ecclesiastico cristiano che vuol dire aver colpa, aver peccato, ma non tanto sentirsi in colpa perché stai facendo un danno a Dio, per l'amore di Dio, ma per l'esatto opposto, cioè perché hai paura della pena che ti verrà assegnata subito dopo. Quindi molto interessante questa cosa e si contrappone con la contrizione invece che sarà il secondo boss che andremo a affrontare. Questo è bello perché vi spiega, c'è un altro collegamento con la religione, ma effettivamente quello che stiamo facendo adesso è la colpa vera e propria, stiamo assorbendo pian pianino le colpe del mondo, fondamentalmente. E appunto la prima umiliazione, il volto dell'attrizione e ci sono gli altri due volti da fare più avanti. Questo ci porta a salvare e a vederci al prossimo episodio dove andremo a fare qualcosina dei DLC, ma soprattutto a sbloccare il secondo volto che è quello della contrizione, come vi ho appena detto. Ci vediamo al prossimo episodio. Io sono Ace the Brave. Namaste and be brave.